Ciao a tutti amici lettori della rete, buon pomeriggio e bentornati in una nuova puntata dell'Ora del Libro, oggi dedicata alla recensione di Enola Holmes e il caso del marchese scomparso, che nel film è il Visconte. Questo devo ficcarmelo bene in testa perché secondo me scombinerò i titoli. Pubblicato in Italia dalla De Agostini, è rivolto a un pubblico di giovani lettori, secondo me può essere letto a cominciare dai 12 anni, cioè per dei ragazzi di scuole medie è adattissimo, che si preoccuperà di portare in Italia anche il resto della serie. Unico rimbrotto che faccio alla casa editrice, per quel che può valere poi, è che il primo volume avrà una copertina che si distanzierà in modo piuttosto evidente rispetto alle sue sorelle, perché riporta la locandina dell'adattamento Netflix. L'autrice è Nancy Springer e sono dei romanzi che si compongono di poche centinaia di pagine, quindi si possono leggere in modo veloce, in modo piacevole e non affaticano assolutamente. Ha i suoi pregi e ha i suoi difetti, lo diciamo subito. È una serie che impone al pubblico, all'attenzione dei lettori, un personaggio femminile e femminista. Enola Holmes, che è un'investigatrice, sorella reietta di Sherlock e di Mycroft, i famosissimi detective, anche se poi Mycroft no, perché ha tutt'altro ruolo nella vita, si occupa di tutt'altro nella vita, piuttosto testarda e tenace. I tipici stereotipi, le tipiche caratteristiche stereotipiche dei personaggi che vogliono cercare di fare la ramanzina, la lezioncina al pubblico, che risultano un po' abusate e ridondanti e che appiattiscono piuttosto che ispessire la sua personalità. Questa è una sbavatura del personaggio che poteva essere trattata meglio, a mio parere. Il problema con questi personaggi, per quanto mi riguarda, perché comprendo la necessità di portare sempre di più in luce temi, argomenti di tale attualità, però bisogna poi considerare tante altre cose. Allora, Enola Holmes fa il verso ad altre protagoniste femminili che sono state detective in passato e che si sono ispirate alla figura di Sherlock Holmes. Per esempio mi viene in mente Nancy Drew, che ha avuto anche una serie abbastanza fortunata di film, o una serie TV, ma io ricordo film, per esempio. Qui però ci spostiamo indietro nel tempo perché siamo in una Londra vittoriana. Enola, nel giorno del suo 16° compleanno, oltre ai regali che la madre le fa trovare a tavola, come da tradizione, si accorge dell'assenza di sua madre, che la camera da letto è vuota, che sembra sia stata rapita da qualcuno, o sembra sia scappata, comunque che le sia accaduto qualcosa di tremendo. Tornano in scena e tornano nella sua vita Sherlock e Mycroft, che ovviamente, rendendosi conto delle condizioni di cattività selvaggia in cui è sempre vissuta, perché per loro l'indottrinamento di sua madre, che gli ha fatto leggere tutto quello che era possibile leggere dell'epoca sull'emancipazione femminile, è un indottrinamento selvaggio di un animale tenuto in cattività, e vorrebbero inviarla in una scuola per giovani educande affinché impari l'economia domestica, il rammendo, l'arte del bel canto e le faccende tipiche di una donna e rispettabili di una donna dell'epoca. Enola Holmes fa le valigie e decide di scappare per andare a Londra, perché lei è brava e abile quanto Sherlock, che lo dimostrerà, soprattutto legata a Sherlock, non tanto alla figura di Mycroft quanto a Sherlock. A Londra si renderà conto che la vita si differenzia di quartiere in quartiere, ci sono i quartieri degradati dove l'aria è putrida e non solo di avanzi di cibo ma anche di altro, ci sono i quartieri invece residenziali che sono abitati dai più ricchi. È proprio qui, mentre si metterà sulle tracce di sua madre, che si imbatterà in un ulteriore caso, quello del marchese Twixbury scomparso, dato per scomparso da Scotland Yard, dall'agente, dall'Estrade, che collabora fianco a fianco con Sherlock Holmes. Quindi le persone scomparse alla fine sono tre: Enola, sua madre e il marchese Twixbury. Riuscirà a risolvere il caso del marchese? Non vi dico in che modo e non vi dico con quale esito. Tuttavia, la parte finale, se la parte iniziale e buona porzione della parte centrale scorrono e si addensano di eventi, sviluppi narrativi interessanti, la parte finale è precipitosa all'ennesima potenza. Il romanzo si volta all'ultima pagina, il romanzo finisce e si esclama: "Oh, già fatto!" Ed è un po' inverosimile. A
anche quello che le succede, la decisione proprio che prende a caso risolto, è un po' inverosimile, è poco credibile per una ragazzina di 16 anni. Però facciamo finta che, perché questa è narrativa, perché questa è finzione. E probabilmente poi nei seguiti si spiegherà anche, si farà luce di più, in modo più approfondito, su questo nuovo scenario della vita di Enola. Ripeto, il romanzo diverte, il romanzo soddisfa il lettore che vuole trascorrere un paio d'ore in piacevole compagnia. Ci sono i dialoghi tra Enola e il Visconte, mannaggia, perché il Visconte è nel film, il Marchese Twixbury, che sono esilaranti. Ho adorato vederli battibeccare, però sono state maneggiate con poca cura altre cose della trama, altri elementi secondo me emblematici della trama. La stessa personalità di Enola, il ruolo della madre, che sì, viene presentata, ma è comunque marginale. Il ruolo di Sherlock e di Mycroft, che sono due macchiette, e vengono quasi posti come una versione caricaturale dello Sherlock e del Mycroft che abbiamo conosciuto. Mycroft è insopportabile, e quindi a me non frega niente di lui. Poteva anche indossare un cappello con un pavone intero imbalsamato sulla testa e sarebbe andato bene comunque, perché di lui non me ne frega niente. Ma Sherlock ha una sua importanza, ha un valore storico, ha un valore iconico proprio, e esteticamente, psicologicamente, beh, ha dei tratti che sono sintomatici. Scordateveli, perché non ne vedrete neanche uno. Qui Sherlock è solare, forse solo in alcuni momenti, un po' taciturno perché elabora i suoi pensieri, però bene o male è molto più avvenente, è molto più interessato a lasciare dietro di sé la sua scia di fascino. Sci. Mi aspetto qualcosa di più negli altri volumi, e non è un brutto libro, è un libro godibile, è un libro fresco. Ci sono anche alcuni momenti piuttosto spaventosi, sì, dove mi è corso un brivido lungo la schiena. Ho visto l'adattamento di Netflix e mi ha annoiato a morte, ed ero sul punto di abbandonarlo. Non è riuscito a prendermi. Ho trovato disastrosi i cambiamenti di trama. Si voleva aggiungere più materia e si voleva dare l'impressione di un movimento, perché effettivamente, come vi ho detto, quello che succede, io l'ho letto in digitale sul mio fedelissimo Kindle, quello che succede nel romanzo, specie nella parte risolutiva della storia, accade in modo frettoloso e confuso. Quindi sopraggiungono dei personaggi che irrompono nella scena, come avete presente quando si schiacciano le palline della carta, non mi ricordo, quella carta pallinata che serve per proteggere gli oggetti quando si devono spedire da imballaggio, e si schiacciano i pallini, plop plop plop, ecco, irrompono questi personaggi nella scena, plop plop plop, però una volta schiacciati restano spiaccicati al suolo, durano il tempo di un capitolo e mezzo, e sono i personaggi che servono per risolvere il caso, quindi vabbè. E Enola è un po' inesperta, ti dai questa giustificazione, Enola è un po' inesperta, avrebbe dovuto chiedere il consiglio del fratello, magari lo farà nelle prossime puntate, quindi vedremo, la curiosità c'è, rimane alta. Vi dicevo invece, nel film tutto è molto più lento, sono 2 ore e 03 minuti di film, molto più denso, però questo addensarsi di elementi che escono fuori dal tracciato del romanzo deragliano e finiscono per schiantarsi, secondo me. Ancora di più viene resa parodistica la presenza di Sherlock, la presenza di Mycroft, non spiccano per intelligenza, sempre ribadisco, di Mycroft me ne frega poco e niente, però alla fine era Sam Claflin, da Sam Claflin io mi aspetto qualcosa di consapevole, invece sembrava che non vi fosse consapevolezza, e che Sherlock con le sue spallone da quarterback e il suo ciufforicciolo che cascava, ondeggiava ogni tanto sulla fronte, che sicuramente dava charme, sicuramente permetteva di riconoscere Sherlock rispetto a Mycroft. Ecco, sembrava che Sherlock fosse più concentrato a dare risalto alla sua avvenenza fisica, ai suoi sorrisetti, a questo legame con Enola che lascia scaturire un'empatia, che però il personaggio di Sherlock, che è un personaggio, ripeto, troppo grande, inamovibile, ecco, non puoi spostarlo da lì, quello è il suo peso, la sua massa specifica, in questo caso è stato accresciuto di muscoli, non puoi proprio ammorbidirlo in questo modo, però
è un mio giudizio personale, una mia visione delle cose. Un'ultima volta vi dico che se avete voglia di leggervi Enola Holmes, fatelo perché non ve ne pentirete. Poi magari tornate qui nei commenti e ne parliamo insieme, che non c'è cosa più bella. Bene amici, la mia puntata termina qui. Spero che questa recensione vi abbia messo il prurito e la curiosità addosso. Se avete già letto, se avete già visto l'adattamento, anche in questo caso scrivetemi nei commenti così ne parliamo insieme. Fate come sempre milioni, trilioni di strabilianti lettore, noi ci vediamo domani dalla vostra Anita Book, è tutto. Ciao ciao amici, ciao ciao!